Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Radio Bruno. Che piacere, sarà super ospite a Sanremo Bobby Solo qui a Radio Bruno. Sono molto felice di ritornare sul luogo, non del delitto, ma di tante 13 festival, due persi, cioè due vinti e tutti gli altri persi, ma sempre con un grande rientro di popolarità. Sanremo è una grandissima piattaforma, incredibile. Ai nostri tempi era Eurovisione, adesso è Mondovisione, grazie ai satelliti, quindi abbiamo un'immensa platea. Un'immensa platea, una volta invece un cantante si giocava quasi tutta la carriera, invece adesso è una grande festa musicale. E beh, certo, sicuramente ci si può giocare la carriera. Io la mia carriera ce l'ho già, e quindi è un po' difficile giocarla. Infatti, bisogna solo celebrarla, quindi certo. In esclusiva per gli amici di Radio Bruno, che certo. Succederà su quel palco? Cosa canterai? Canterò ovviamente La lacrima sul viso. Ci tengo invece a parlare del mio singolo. Certo. Si chiama Il Garage, sta andando a fuoco, prodotto dall'Azzurra Music. Ero 56 anni, ero sempre solo a cantare. Ho trovato una ragazza in gamba con una voce stupenda che si chiama Veronica Marchi e con lei abbiamo fatto il mio primo duetto della mia vita. Hai capito? Quindi no, Bobby... duetto femminile, perché maschile era il mio grande amico e fratello Little Tony. Grande applauso. Abbiamo fatto un Sanremo bellissimo nel 2003. Però ho duettato solo con lui e adesso con Veronica Marchi Il Garage sta andando a fuoco. Io so che comunque celebreranno la tua carriera con uno speciale da Bruno Vespa. Sì, faremo uno speciale dove porterò amici, ospiti, porterò anche l'amico Antonio Salvati con cui abbiamo un progetto di canzoni italiane cantate dai più grandi, da Sinatra, Di Martin, anche quello. Abbiamo il singolo, abbiamo quel lavoro, abbiamo soprattutto la biografia, perché Dario Salvatori è più esperto di me, in quanto che, visto che ho passato da un po' la maturità, non mi ricordo certe cose e lui sa tutto di me. Lui mi fa vivere con la sua esperienza e mi racconta le cose che io non mi ricordo più. Dai, però un aneddoto, siamo a Sanremo, te lo ricorderai? Qualcosa che è successo negli anni passati, nelle tue edizioni? Un aneddoto di Sanremo? Sì. Mi prendi in contropiede perché... Magari che volevi vincere, ti hanno soffiato la vittoria. Non è che possiamo chiamare Dario Salvatori. Va bene, lo chiameremo. C'è stato invece una volta che insomma ti sei arrabbiato perché ti meritavi di più in un'edizione. No, guarda, quando ho fatto Gelosia, la mia povera mamma, che era la mia fan, Mariolina Pettener, che era molto amica di Mario Merola, si pensava che io arrivassi perlomeno quarto, invece sono arrivato decimo. E ha vinto Alice, bravissima, con mi sembra Per Elisa o Il vento caldo, non mi ricordo. Allora mamma a mezzanotte piangendo ha chiamato Mario Merola e ora il mio Roberto, il mio Bobby è arrivato decimo. E Mario Merola per incoraggiarla gli ha detto: signor, non vi preoccupate che le Alice a Napoli costano 1.000 lire un chilo. Grandissimo! Bobby, lo sai, questo è un divano speciale, non si va via se non si canta un pochino una canzone, la tua. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, veramente non ho capito niente ancora, con 56 anni non ho capito ancora niente, però nella canzone è così. Noi invece abbiamo capito che sei una persona straordinaria, che ha fatto la storia della musica italiana. È stato un piacere avere qui a Radio Bruno. Radio Bruno lo ascolto sempre, quando passo per andare a Rimini c'è un grattacielo con scritto Radio Bruno. Almeno c'era, può darsi che adesso... Ma Bobby, noi siamo ovunque, siamo anche in Radiovisione. Number one. Scarica l'app, Bobby. Però state attenti nel palazzo che è Il Garage. Sta andando a fuoco. Che è il tuo nuovo singolo. Grazie mille a Bobby Solo. Ciao ragazzi, bacioni a tutti. Ciao. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,